Allora, buonasera a tutti. Stasera è con noi Luigi Cerruti dell'Università di Torino. È stato ed è, diciamo, professore di chimica e fisica sempre all'Università di Torino e si è occupato molto di storia della chimica. Diciamo, è in questa veste che oggi ci parlerà. Ci parlerà della chimica del Novecento. Finora gli argomenti che abbiamo affrontato sono stati quelli, diciamo, dell'Ottocento e fine Ottocento. Lui ci parla della chimica del Novecento, anche perché ha scritto un libro bellissimo che è Bella e Potente, che è riferita appunto alla chimica. E infatti questo titolo gli abbiamo dato. Ha scritto moltissime cose, oltre a questo libro è stato presidente della Società Chimica Italiana della parte di divisione di didattica, ha un sito appunto Minerva, cioè ancora, esiste ancora, sì, che si è congelato, che parla sempre si affronta la storia della chimica e anche altri aspetti storico-epistemologici. E quindi do la parola a Luigi e lo ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. E io ovviamente ringrazio chi mi ha invitato, anche perché trovarmi di fronte a un uditorio diverso e qualificato è sempre, diciamo, una gioia per chi lavora pensando che il suo lavoro sia entusiasmante. Allora, ovviamente la storia di una grande disciplina per un secolo non si può, come dire, aggiustare se non facendo delle scelte assolutamente drastiche. Voi vedete l'indice della mia relazione, sono alcuni episodi che ritengo, diciamo, fondamentali, e poi tratterò a parte un paio di situazioni che ritengo fondamentali. Dicevo prima all'amica che mi ha presentato, Leonora, che mi sono permesso di inserire in vari punti delle riflessioni sui valori della scienza. Siete quasi alla fine di questo corso e ritengo che sia importante riflettere su alcuni aspetti, sia di carattere epistemologico, ma anche di carattere etico e politico. Dico fin dall'inizio che quando parlo di politica parlo di politica della scienza, in modo abbastanza ben definito. Allora, primo punto, l'incontro con la meccanica quantistica. Lì c'è un lungo elenco di date. La prima data, che è assolutamente fondamentale, riguarda il lavoro di Max Planck. Quando lo leggete è un lavoro straordinario, fatto da un fisico che si trova di fronte a un mondo totalmente nuovo e ha l'ardore di proporre una nuova costante universale, cioè è uno dei lavori secondo me più importanti. Poi però appunto non mi posso soffermare, ho messo in evidenza soltanto alcune date e su queste attirerò la vostra attenzione. La prima data è essenzialmente questa, siamo nel 27 come vedete, e due scienziati tedeschi, Hartler e London, propongono per la prima volta la soluzione di un problema che aveva, non dico attanagliato, ma che era insolubile per tutto l'Ottocento e per buona parte del Novecento. E cioè il fatto che due entità uguali potessero stare insieme senza alcuna polarità diversa, due atomi di idrogeno, era totalmente insolubile all'interno dei ragionamenti che facevamo come chimici e direi anche della meccanica come la conoscevamo. È soltanto la meccanica quantistica che appunto attraverso l'elaborazione di quella che nel titolo trovate, cioè dell'azione di scambio, un effetto esclusivamente quantistico, ha portato, vedete questa curva, il fatto che la curva inferiore abbia un minimo abbastanza pronunciato è totalmente dovuto all'azione di scambio di tipo quantistico. Quindi è stato un regalo straordinario. I chimici non sono stati indifferenti rispetto a questa nuova proposta. Uno dei chimici che ha reagito in modo potente e straordinario è stato Linus Pauling. Questo è un suo lavoro del 31. Ho riportato questa immagine, perché è un'immagine che ci è totalmente familiare, ed era familiare anche allora perché nel
1877, quando Van 't Hoff, che allora era un ragazzo, ha proposto per la prima volta la possibilità che l'atomo di carbonio avesse quattro valenze disposte tetraeticamente, ha proposto queste immagini anche per spiegare il l'isomeria cis-trans. Quindi c'è una forte innovazione e contestualmente un esplicito ricordo alla tradizione, che è un po' il nostro modo di lavorare, cioè prendere il meglio del passato per poter andare avanti. E qui è una cosa che tutti o quasi conoscono, e cioè la posizione di Dirac, che è stato anche lui uno scienziato di grande importanza, innamorato dell'astrazione, della matematica. Scrive nel 30 il primo testo di meccanica quantistica, che poi ha avuto innumerevoli edizioni, e fin dall'inizio, nelle prime pagine, leggete questo. E cioè che ormai gran parte della chimica è spiegata. Allora, la faccenda non sta in questi termini, e non soltanto perché lui dice sono difficoltà di calcolo, ma per una questione assolutamente intrinseca. E cioè la struttura molecolare non è un osservabile e non è deducibile dai principi della meccanica quantistica. Non solo questo, ma c'è una questione importante che mi sono indicato di mettere in evidenza qua dal punto di vista grafico, ma un grande punto interrogativo c'è. Una cosa è la struttura molecolare e un'altra cosa è la reattività. Cioè i chimici non sono solo interessati alla struttura delle molecole, ma come le sostanze si trasformano l'una nell'altra. E la meccanica quantistica e la statistica attuale stanno lottando da sempre per cercare di fare dei modelli di reattività che siano funzionali. La posizione di Pauling è totalmente diversa. Dice, beh, guardate, soltanto una piccola parte dell'applicazione della quantistica nascono direttamente dalla quantistica. Quello che funziona è che noi facciamo delle ipotesi sensate dal punto di vista chimico, sulla base di queste ipotesi elaboriamo dei modelli quantomeccanici. È esattamente quello che lui ha fatto quando ha proposto l'ibridazione SP, SP2 e SP3, dove c'erano i modelli che poi ha quantificato a livello di equazioni. Quindi sono due atteggiamenti, come vedete, assolutamente diversi. Pauling, su cui tornerò più volte, anche più in là nella mia comunicazione, si è fatto una fama negli anni 20 come strutturista con i raggi X e ha affrontato problemi molto delicati e molto difficili, ma l'ha affrontato, badate, ignorando alcuni aspetti del metodo. Faceva dei modelli, proprio come facciamo certe volte anche noi, con delle palline, no? Erano modelli plausibili a livello chimico e questi gli servivano di guida per decifrare i diffrattogrammi che venivano dalla trattazione dei cristalli con i raggi X. Quindi era un'interpretazione modellistica estremamente efficace. E lui dice, anche con sacrificio rispetto al rigore, e mi sembra anche questa una posizione di un certo interesse. Nello stesso periodo in cui si sviluppava la meccanica quantistica, nasceva prima in Inghilterra, poi si è diffusa anche altrove, quella che noi chiamiamo chimica organica fisica. Queste sono alcune date, fondamentali. I protagonisti sono Robinson e Ingold. Robinson ha pubblicato una quantità di cose interessanti, questi sono due lavori del 25. Nel primo, quella stanghetta verticale che vedete, in realtà è come lui indicava quello che noi chiamiamo doppietto solitario, sono due elettroni, diciamo. Allora, nel primo lavoro indica la mobilità degli elettroni, sia dei doppietti solitari sia dei doppi legami, e poi nel secondo parla dell'effetto induttivo. Questa mobilità degli elettroni espressa con delle freccette è qualche cosa che nessun fisico quantistico avrebbe mai immaginato, cioè che gli elettroni che trattiamo come onde possono essere invece trattati come palline che saltellano da una parte all'altra, è una cosa che non funziona. Non funziona nella fisica, mentre in chimica organica, vedremo tra un momento, funziona perfettamente. Qui ho tabulato molti anni fa i lavori che in un singolo numero del Journal of the Chemical Society il gruppo di Ingold ha pubblicato, sono più di 100 e rotti pagine, quindi era un laboratorio per così dire un tantino produttivo,
Tra l'altro Hughes, di cui si parla poco, è stato poi il maestro di Modena che ha portato in Italia chimico organico, che ha portato in Italia la chimica organica fisica. Quindi un grande sviluppo. Poi, siccome sono un tipo paziente, sono andato a vedere le riviste dell'epoca, sono andato a censire tutte le citazioni sul primo testo di chimica organica fisica pubblicato da Hammett nel 1940, le ho classificate per nazioni e anche per giornali. Cosa viene fuori? Viene fuori che l'impresa che noi chiamiamo chimica organica fisica è un'impresa collettiva con centinaia di persone che hanno contribuito, è distribuita a seconda di nazioni in modo molto diverso. La Germania sta perdendo la sua prevalenza, comincia a essere prevalente non soltanto la lingua inglese ma in particolare gli Stati Uniti, e poi nazione per nazione certi contributi sono focalizzati in certe aree. Quindi abbiamo una differenziazione di un certo significato. Questa immagine l'ho presa da un lavoro di Woodward. Woodward è stato un chimico organico, anche premiato col premio Nobel, diciamo, dire eccellente. Cosa dice in questo articolo? Una cosa che io ho trovato veramente fantastica. Dice, dovevamo chiudere l'anello, quell'anello indicato con 5 in alto a destra. Dovevamo chiuderlo questo anello per arrivare alla nostra sintesi. Allora cosa dice? Abbiamo fatto sì che da una parte spingessimo gli elettroni, e qui c'è quella piridina che fa questo mestiere, e dall'altra parte li tiravamo, quindi spingiamo e tiriamo e gli elettroni cosa fanno? Vanno dove vogliamo noi e chiudiamo l'anello. Ora evidentemente c'è anche molta ironia in questo tipo di discorso, ma è un'ironia che qualifica ciò che viene fatto e che è produttivo. Quindi quelle freccette che prima abbiamo visto, quelle vediamo in funzione in un modo che secondo me è abbastanza importante. E qui c'è il primo, diciamo, riferimento ai valori della scienza. Queste qua non sono ovviamente le tavole della legge, sono delle scelte che io ho fatto, diciamo, tempo fa. Allora, quando parlo di valore politico, parlo nel senso di politica della scienza. Allora, da una parte si confrontano due punti di vista. La scienza come costrutto sociale e la scienza, la conoscenza scientifica, è essenzialmente o soltanto come espressioni di verità universali. Ora, verità universali praticamente io non ne conosco. Quello che poteva essere la verità universale come la meccanica newtoniana, quando è arrivata la meccanica relativistica di Einstein, siamo accorti che era in qualche modo un caso limite. Quindi queste verità universali sono un po' difficili da digerire. Ma sicuramente la scienza è un costrutto sociale. Ma non perché la società comandi a bacchetta la scienza, ma perché, come vedremo, la scienza si costruisce veramente all'interno della società con la quantità di contributi. La questione etica. Perché pluralismo epistemologico è meglio di un unico tipo di andamento epistemologico? Perché i chimici trattano gli elettroni in un modo totalmente diverso dai fisici. Ed è produttivo come modo. Non sarà, come dire, canonico a livello di equazioni, non lo è affatto, ma è estremamente produttivo. Quindi il pluralismo epistemologico è molto importante. E poi c'è la questione non indifferente del rapporto tra creatività e rigore. Chi di voi, e penso tutti voi, amate la poesia e sapete che la poesia è un luogo in cui creatività e rigore vanno d'accordo. Se uno prende un sonetto, il sonetto è visto così dall'esterno una camicia di forza per le rime, per i versi e così via. Eppure ci si esprime dentro con una creatività straordinaria. Quindi creatività e rigore non sono, diciamo, avversari l'uno dell'altro, ma si devono fare delle scelte, come ha fatto Pauling, in favore della creatività rispetto a un rigore assoluto. E qui arriviamo a un secondo punto importante. Negli anni che anch'io in parte ho vissuto a Torino, con un certo ritardo ovviamente rispetto agli Stati Uniti, abbiamo vissuto una rivoluzione reale nei laboratori, in cui ci siamo trovati di fronte alla possibilità di utilizzare strumenti che prima non erano a disposizione.
siccome sono vecchio bacucco, io ho ancora utilizzato questo strumento, che è un UV, che era arrivato a Torino col piano Marshall, quindi nel dopoguerra come, diciamo, rinforzo da parte degli americani delle strutture di ricerca italiane. Il contributo che hanno dato questi strumenti UV e infrarossi alla chimica è stato straordinario. Questa è la tavola costruita da un chimico fisico americano che peraltro lavorava nell'industria. Chi di voi ha fatto spettroscopia infrarossa o l'ha studiata sa che man mano siamo andati avanti abbiamo correlato gruppi funzionali delle molecole organiche con certi assorbimenti nell'infrarosso. È una tecnica, non dico semplice, ma di grande interesse, e per noi che vogliamo dialogare con le altre discipline, questa tavola è importante perché mette in evidenza nella colonna che vedete all'estrema sinistra una quantità di classi di composti organici. Cioè la chimica ha a che fare con non soltanto milioni di individui, ma centinaia di classi di sostanze diverse. Quindi è intrinsecamente complessa e complicata. Questi due signori sono uno un ingegnere, Sigurd Varian, e l'altro un fisico. Durante la guerra hanno inventato quel apparecchio enorme che vedete nell'immagine, che si chiamava Klystron, ed è una parte di impianti radar di grande potenza. E quello che è a destra è il primo prodotto commerciale che hanno messo in commercio. Allora, la storia dei fratelli Varian è molto interessante. La risonanza magnetica nucleare ha portato a diversi premi Nobel per la fisica. Poi i fisici hanno abbandonato questa tecnica perché si sono accorti che c'era qualcosa che li faceva impazzire. E questo qualcosa l'hanno chiamato chemical shift, e quindi spostamento chimico. E cioè ogni nucleo, invece di mantenere tranquillamente il suo momento magnetico, ne risente dell'ambiente che c'è intorno. Questo per un fisico non serviva a nulla, perché non diventava più una costante fondamentale dell'ente che doveva essere studiato. Mentre i chimici se ne sono impossessati, e è diventata una tecnica assolutamente fondamentale. Cosa hanno fatto i fratelli Varian? A un certo punto il primo apparato che vendevano era troppo ingombrante, troppo complesso e così via, l'hanno semplificato e hanno detto andiamo a vedere soltanto i segnali che vengono fuori dal protone. Questo è sufficiente per indicare una quantità enorme di indicazioni. E infatti questo apparato ha avuto grande successo e l'hanno venduto praticamente dappertutto. Il mio commentino, al solito una specie di morale, è che questa semplificazione ha portato un'enorme utilità dell'apparato. Quindi non è detto che le cose più complesse o più complicate siano le più importanti e interessanti. Il giudizio di questo Woodward, che rispunta di nuovo, è un giudizio molto, molto bello. Siamo nel 55, dice, finalmente c'è l'infrarosso. Invece di fare una quantità di analisi, cristallizzazione e così via, prendiamo i nostri oggetti, ne facciamo gli spettri e troviamo una quantità di informazioni. E poi dice, nel 55 la risonanza magnetica nucleare è alle porte e fra poco dovremo studiarla per impossessarcene. Quindi è una previsione molto interessante. Cosa è successo? Che mentre prima, ad esempio qua per la struttura dell'androsterone, 5 gruppi di ricerca ci hanno messo 6 anni per riuscire a trovare la struttura complessiva e ogni gruppo dava un certo contributo, nella situazione attuale, quindi paragono questo lavoro con questo lavoro, fatto da un singolo gruppo, questa è una parte di questo articolo, è una reazione per ottenere la sintesi totale di una tossina marina, che ha quel nome che leggete lì. Sono 14 reazioni, ciascuna studiata con la temperatura, la resa, i catalizzatori, eccetera, è un torrente di conoscenza, e questo torrente di conoscenza si può gestire perché ci sono le tecniche fisiche, altrimenti noi non lo potremo fare. Quindi è, come dire, il nostro laboratorio si è arricchito in modo straordinario di contributi che vengono da altre discipline e di cui noi ci siamo impossessati. Pausa sui valori della scienza. Vabbè, ancora una volta la questione del costrutto sociale mi sembra assolutamente evidente.
chi costruisce gli strumenti? Cioè la base materiale della scienza è una base ineliminabile. Noi abbiamo bisogno di calcolatori, di strumenti, è sempre stato così, di bilance. Io ho lavorato, dovevo ancora tarare la bilancia. Quindi chi costruiva gli strumenti viveva in simbiosi con gli scienziati e tuttora gli scienziati vivono molte volte in simbiosi con i costruttori di strumenti. Quindi c'è una base materiale che la società ci fornisce. E poi ancora una volta la questione del pluralismo epistemologico mi sembra assolutamente importante, con un accenno che dal punto di vista linguistico poi potremmo anche discutere, ma che io intendo dire in questo modo. Mi va bene il riduzionismo quando si tratta di passare da una tecnica chimica a una tecnica più rapida, più precisa e in fin dei conti meno costosa di carattere fisico. Non è nessun problema. Prendo questa tecnica ed è un riduzionismo. Non facciamo più chimica, ma facciamo fisica o chimica fisica. Altra cosa invece è prendere delle teorie, lo vedremo, o dei dati di carattere fondamentale, tipicamente il genoma o il DNA, e pensare altre cose di cui parlerò tra un momento. Quindi il riduzionismo, diciamo, ontologico, per cui un livello inferiore dell'essere, ad esempio il livello molecolare, governa completamente il livello superiore di natura delle sostanze o addirittura del vivente, è qualcosa che secondo me dobbiamo guardare con attenzione o addirittura respingere. E siamo alle origini della biologia molecolare. Anche qui c'è un duplice elenco, a sinistra i contributi della biochimica e a destra i contributi che vengono direttamente dalla strutturistica con i raggi X. All'inizio non c'è altro che la strutturistica con i raggi X. Sono contributi molto diversi, anche molto importanti e interessanti. Di qualcuno ve ne parlerò in dettaglio. Allora, questo signore, Sanger, ha preso due premi Nobel, tanto per intenderci. Il primo l'ha preso per questo lavoro. Ha lavorato con strumentazioni semplici di cromatografia o di elettroforesi ed è riuscito a risolvere un puzzle. Quando io ho letto i suoi lavori, allora avete a destra, l'ha impaginato così, cioè il giornale l'ha impaginato così in verticale, quello che vedete è la struttura dell'insulina, la prima proteina, piccolina, ma la prima proteina di cui siamo arrivati a conoscere la struttura. La prima sorpresa è che non ha nessuna regolarità, cioè gli aminoacidi si concatenano l'uno all'altro senza un sistema, senza un periodo, in un modo che sembra apparentemente casuale. Ed è un aspetto per allora sorprendente. Come è arrivato a risolvere questo puzzle? Ha spezzettato la struttura, ha separato i frammenti con cromatografia e elettroforesi e ha studiato ogni singolo frammento per i fatti suoi. E poi ha rimesso insieme, ci ha messo qualche anno, i vari pezzi. E ricordo che lui enfatizza il fatto che questi ponti di solfuro che vedete sono stati più difficili da trovare. Potete immaginare, lavorate su frammenti, a un certo punto le catene dovete farle stare insieme e lui è riuscito a ottenere questo grande risultato. L'elettroforesi ha portato altri risultati, ne parlo con grande piacere, perché è una tecnica povera, poco costosa e quindi era alla portata di tutti. Questo è stato un biochimico di origine tedesca, trapiantato in Inghilterra, ha studiato l'anemia falciforme. L'anemia falciforme è una forma di anemia simile all'anemia mediterranea, quella che colpisce un certo numero di concittadini in Sardegna ed è, può essere con esito fatale. Allora, questi sono i dati sperimentali che ho ottenuto. Questa è l'interpretazione che ne ha data e vi posso segnalare questo. Questo frammento che è segnato 4, qui è nella emoglobina normale e questo è nell'emoglobina dei malati di anemia falciforme. Questo unico frammento sta a indicare la differenza di una carica. Quindi è un difetto di carattere molecolare assolutamente specifico che purtroppo può portare alla morte chi ha questo tipo di emoglobina. Quindi è la prima volta in cui sappiamo con certezza che abbiamo la dannata possibilità di avere delle malattie che dipendono da fattori di carattere molecolare.
E qui siamo all'episodio clou forse di tutta la storia della biologia molecolare. Il 25 aprile, data fatidica, ma non per questo, il 25 aprile del 53, due signori che si chiamano Crick e Watson pubblicano su Nature un paio di paginette. Potete leggerle. In queste paio di paginette c'è quella doppia elica che vedete rappresentata lì, ed è un modello straordinario dal punto di vista conoscitivo che loro hanno ottenuto, diciamo, in un modo un po' particolare, di cui vi darò qualche dettaglio. In realtà loro hanno lavorato totalmente a livello modellistico e quindi hanno costruito un modello, qui vedete nell'immagine una ricostruzione che attualmente è esposta al Science Museum di Londra, ma è una costruzione fedele fatta con pezzi che sono avanzati del modello originale. Il problema era di fare stare insieme, qui c'è un'altra immagine lievemente più chiara, fare stare insieme le basi che devono collimare mediante dei legami a idrogeno. Allora, come si arriva a concepire questo modello? Ci sono almeno due fattori importanti. Il primo, sapere che le basi si corrispondono uno a uno come quantità. E questo gliel'ha detto Chargaff, che è stato un grande biochimico, nel luglio del 52. Cioè questi due non sapevano neanche cosa fossero le basi all'interno del DNA. Gli ha comunicato questo, hanno cominciato, erano bravi i ragazzi, quindi hanno cominciato a ragionarci, e poi hanno avuto un'altra informazione, che è un'informazione che hanno avuto in modo, diciamo, truffaldino, e cioè il fatto che le basi erano rivolte all'interno e non all'esterno, e l'hanno avuto praticamente rubandole a una collega, alla Rosalind Franklin, che lavorava a Londra. Però non siamo qua a discutere di furti, siamo qua a discutere della potenza di un modello. L'hanno ottenuto in un certo modo, ma questo modello è di una potenza straordinaria, perché loro lo dicono in modo molto anglosassone alla fine, e beh, questo può avere delle implicazioni per quanto riguarda tutto il problema dell'eredità e della costruzione degli esseri. Quindi veramente un grande modello di grande potenza. Qui nelle mie varie ricerche sono andato a vedere alcune cosette, perché uno dice, ma nasce la biologia molecolare, come nasce? Nello stesso anno viene inventata, di sana pianta, una rivista che Andrew e gli altri discutono di come chiamare la disciplina che hanno inventato, che stanno inventando, e decidono che il termine biologia molecolare è bello, funziona bene, ha grande risonanza. Dopodiché, con amici americani, Watson era americano, convocano il primo simposio di biologia molecolare a Chicago, e è stato pubblicato nel 59, ma è prima, credo sia nel 56. Sono andato a vedere da dove venivano questi contributi. Come vedete, è quella che, però non voglio essere spregiativo, è un'armata Brancaleone. Cioè i contributi vengono da istituti che vanno da quelli di chimica a quelli di zoologia, biochimica, medicina, ce n'è di tutti un po'. L'unico istituto che forse sarebbe stato chiaro come presenza sono quelli di biofisica, che è un po' l'insegna di tutta quanta la biologia molecolare all'inizio, e sono soltanto due contributi. Quindi quello che viene fuori e che è chiaro è una volontà politica. Cioè, e questo non lo scrivo soltanto io, ho scritto dei libri su questo, è per una volontà politica della scienza sempre che è stata costruita una nuova disciplina che è stata chiamata biologia molecolare. E poi ci sono le questioni, qui in particolare la questione etica è fondamentale. Cioè, nel momento in cui fior di personaggi ci vengono a dire che l'uomo è il suo DNA, io francamente dico no. L'uomo è anche il suo DNA, ma tu puoi avere lo stesso DNA che vuoi, ma se nasci in un paese disgraziato, senza cultura, senza nulla tutela della tua personalità, fai una vita da schiavo. Quindi, come dire, la faccenda del DNA è molto problematica.
Lo stesso dicasi per la questione del pluralismo epistemologico. Mentre una cosa che mi ha veramente, sono due cose che mi hanno veramente colpito. Uno è la questione del cosiddetto dogma centrale. A un certo punto della biologia molecolare, a un certo punto a Crick è venuta in mente una cosa fondamentale per lui, e cioè che il flusso di informazioni partisse dal DNA e tramite l'RNA messaggero arrivasse fino alle proteine, ma mai questa informazione tornasse indietro e che quindi non si potesse essere un'influenza sul DNA. Ora, la faccenda non sta più in questi termini, sono stati trovati una quantità di meccanismi con cui le proteine interagiscono con il DNA, quindi questo dogma è stato smentito e averlo chiamato dogma effettivamente è qualcosa che non funziona granché. E poi c'è la questione del valore etico, già lo accennavo prima. Si è arrivati a dire che intere popolazioni, ad esempio quelle con pigmento nero, sono oggettivamente inferiori perché hanno un DNA oggettivamente diverso dal nostro. Questo l'ha detto in termini un po' più blandi Watson. Ora, trovare delle motivazioni per il razzismo è abbastanza facile, l'hanno trovato in tutti i modi possibili. Radicare queste motivazioni a livello di genetica è molto, non solo è molto pericoloso, insomma, ma anche pericoloso per la scienza, perché pone dei problemi. Forse l'ho messa dopo delle frasi di Watson che fanno caponare alla pelle, vediamo se l'ho messa bene, se ho qualcosa vi racconto per i fatti miei. Il progetto Genoma. Allora, quando sono andato a studiare le origini del progetto Genoma, mi sono trovato di fronte a delle cose che non potevo neanche immaginare. Cioè, chi ha sborsato la maggior parte dei soldi all'inizio, chi è stato proponente, è stato il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Cosa c'entra il Dipartimento dell'Energia con la biologia molecolare? Il problema che dovevano affrontare questi signori era il pericolo delle esplosioni nucleari, e cioè cosa le esplosioni nucleari potevano fare sull'organismo umano e sul DNA, sul patrimonio genetico. Avevano a che fare con i sopravvissuti di Hiroshima e di Nagasaki, che dovevano essere in qualche modo tutelati e sapere se le loro difficoltà si erano trasmesse o meno ai loro eredi. Quindi la faccenda era, diciamo, legata sia alla brutalità della Seconda Guerra Mondiale, sia alla situazione di guerra fredda in cui bisognava capire cosa sarebbe successo in un conflitto nucleare. Quindi un'origine che mai avrei pensato di questo tipo, o non l'ho scoperto io, è cosa risaputa per chi studia queste cose qua. Dopodiché dei lunghi eventi hanno trascorso questa grande, enorme vicenda, ne ho messo in evidenza soltanto qualcuno e di qualcosa vi parlerò con qualche dettaglio in più. Allora, tutta quanta l'impresa non si sarebbe potuta fare senza delle macchine. Avevano fatto dei conti nei primi seminari che ci sarebbero voluti centinaia di anni se si andava avanti con le pratiche di laboratorio. Allora, un paio di signori importanti, uno è Lloyd Smith, che lavorava all'Istituto di Tecnologia della California, e l'altro, Hank Pillar, di cui si parla poco, ma era un dirigente di questa Applied Biosystem, hanno lavorato di concerto e hanno messo in produzione la prima macchina che automaticamente elencava le basi interne del DNA. La faccenda di per sé è scientificamente interessante perché la chimica c'entra. Cioè, Lloyd ha appiccicato a ciascuna base una parte fluorescente, diversa per ogni base. Il laser eccitava la parte fluorescente, veniva fuori un segnale rosso, giallo o verde, quel che è, veniva registrato questo tipo di segnali in modo differenziato e avevi l'elenco delle basi. Detto così sembra una cosa facile, costruire lo strumento non è stato assolutamente facile, ma ha portato a enormi risultati. La seconda macchina l'ha tirata fuori questo Ventar di cui vi parlavo
scusate, torniamo un attimo indietro, a un certo punto qua c'è questo signore che se ne va via dall'istituzione pubblica americana e fonda questa, questa impresa. È un'impresa privata, ci mettono dentro svariati milioni di dollari per fare concorrenza tra l'impresa privata e il consorzio pubblico internazionale per la soluzione di questo genoma. Ventar voleva brevettare i geni, gliel'hanno impedito a lungo, c'è tutta una storia intorno a questo, una storia che approda a una situazione che mi interessa, perché io sono un ammiratore della comunità scientifica americana. Allora, i grandi dirigenti della comunità scientifica americana sono di fronte a questa situazione. Avete un imprenditore privato che ha un'enorme quantità di conoscenza e che non la vuole rendere pubblica, e poi invece c'è l'altra parte che è intrinsecamente pubblica e che dice agli altri: volete tenervela privata? Allora non pubblicatela sulle riviste scientifiche. Le cose pubblicate sulle riviste scientifiche devono essere totalmente pubbliche. Si arriva poi a un certo compromesso e quelle del consorzio internazionale pubblica su Nature, la grande rivista inglese, e gli americani pubblicano, col consenso della comunità americana, su Science, che è la più, diciamo, importante rivista scientifica americana di carattere generale. I tre personaggi che vedete lì sono l'imprenditore privato, che in realtà è un ottimo scienziato, questo Ventar, questo è, qui ci vorrebbe Trump, è nato in Egitto da genitori greci ed è un americano, che dirigeva un settore importante del Dipartimento dell'Energia e che, per quanto so io, ha tre nazionalità, quella greca, quella egiziana e quella americana. E questo qui è il direttore della parte pubblica americana. Allora, questo trio, festeggia la soluzione di questo problema. La soluzione è un codicillo, che anche qui, quando l'ho visto, mi è venuto un po' da ridere, insomma, una situazione assolutamente ridicola. A un certo punto Ventar investe una barca di soldi per venire a conoscere e pubblicare il suo proprio DNA, ma non soltanto il DNA, diciamo, aploide di una singola cella, il DNA diploide delle cellule germinali. Quindi il suo sperma, diciamo, analizzato e pubblicato con grande pompa. Siccome Watson non poteva farne a meno, dopo un po' pubblica il suo DNA completo. Ho messo sotto il costo di queste imprese e c'è una conclusione importante, che col passare degli anni le tecniche di analisi sono perfezionate in modo straordinario, sono arrivate a costare sempre meno. Attualmente vendono gli apparecchietti, se volete fare il DNA, il vostro DNA, comprate l'apparecchietto, non so cosa ne ricavate, ma comunque, insomma, potete ottenere una certa quantità di risultati. Valori della scienza. Non ho ancora parlato, ma il valore utilitaristico può essere visto in due modi distinti. Il primo, che è quello che io ovviamente penso di sostenere, è di considerare il mondo come la nostra dimora. Noi abitiamo questo mondo e nessuno di noi vorrebbe lordare o distruggere la dimora in cui abita. E quindi il primo punto è il rispetto del mondo in cui noi viviamo. Il secondo aspetto, che anche in certi aspetti, in certe situazioni è significativo, invece impone in qualche modo come orientamento il dominio sulla natura. Allora, il dominio sulla natura ha sempre portato a desolazione per molti aspetti, però anche lì bisogna, come dire, calibrare le cose. Gli olandesi hanno conquistato contro il mare buona parte del loro territorio e quello vuol dire, come dire, impedire alle acque di arrivare, quindi c'è modo e modo di fare. No, sicuramente il pensare che l'uomo possa essere migliorato introducendo dei nuovi geni mi sembra una cosa che va respinta in modo radicale. E poi c'è questa cosa non indifferente, anche questa, e cioè una certa opposizione. Pensare che un qualche cosa detto a livello scientifico sia di per sé la verità è qualche cosa che dobbiamo respingere. Quello che ci interessa non è il fatto che la scienza è vera, ma la verità della scienza, che è cosa tutt'altra
completamente diversa. Dobbiamo andare a indagare se le cose che ci sono dette sono effettivamente così e qual è la valenza conoscitiva delle cose che ci vengono dette. In molte riviste attualmente, se le leggete, ogni tanto compare qualche persona importante e dice: basta coi numeri, noi di numeri ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo una quantità straordinaria, noi vogliamo l'interpretazione dei dati, vogliamo qualche cosa che ci dica qualcosa di più sulla natura, non il fatto che spariamo 10 milioni di dati e questi dicono qualcosa. Non è così che la scienza funziona. Ah, l'ho messa qualche frase di Watson, l'ho messa. Allora, quella che dicevo degli umani la trovate qua in fondo, insomma, dice: perché non possiamo fare degli uomini migliori? Se possiamo farlo, facciamoli. Non aggiungo nulla su questo. E poi c'è l'ultima frase non solo da pensare, ma siccome Watson sa di cosa sta parlando, è ovvio che lui sappia che gli uomini non sono tutti uguali, e noi siamo d'accordo che gli uomini non sono tutti uguali, ma gli uomini sono contemporaneamente tutti uguali, sono tutti uguali nei loro diritti, gli uomini, le donne, i bambini, gli storpi, i ciechi. Allora, questa faccenda che noi siamo diversi è ovvia, ma la faccenda che noi siamo uguali è altrettanto ovvia, dipende dal punto di vista e dalla situazione, diciamo, in cui ci veniamo a trovare. Io e mio figlio siamo diversi, io e i miei nipotini siamo diversi e io ho degli atteggiamenti nei loro confronti che sono ben diversi da quelli dei miei figli. I miei figli li trattavano in un certo modo, i nipotini li trattano in un altro modo. Mio figlio che mi guarda così dice: non facevi così con me. Lo credo, ero tuo padre, adesso sono suo nonno, faccio altre cose con queste qua. Chiudo la parentesi. È evidente che non siamo tutti uguali, ma che dire che questo non sia scienza è semplicemente una sciocchezza. Certo che non è di per sé scienza, ma è anche, come dire, fondamentale dal punto di vista del dire delle cose importanti, dire che siamo anche tutti uguali. E qui mi sono appunto permesso di elencare altri tipi di verità. Abbiamo la verità che viene fuori dalla ricerca religiosa, per chi la fa, io l'ho fatta e la sto facendo, c'è la verità della politica, che lasciamo perdere che tipo di verità sono, e così via. Io mi soffermo sempre sulle verità che ho chiamato viscerali della maternità e della paternità, perché quelle sono verità totali. Io ho fatto la vice mamma perché la mia sposa mi ha regalato due gemelle, dopodiché mia moglie faceva i turni di giorno, io facevo il turno di notte. E ho allattato le mie bimbe. Allora, è stata un'esperienza straordinaria. E il mio rapporto era un rapporto vero, importante con loro. E sapevo che una, per esempio, lo voleva un po' più caldo e l'altra lo voleva un po' più freddo, le due bimbe. Quindi abbiamo un rapporto con il mondo, che è un rapporto integrale, con il corpo, con i sentimenti, con gli occhi, con le nostre mani. E pensare di ridurre tutto il patrimonio di verità alle questioni di carattere scientifico mi sembra un impoverimento, con tutto il fatto che io sono innamorato della scienza, ma che non può essere totalmente risolutiva. E qui vado veramente verso la fine con qualche cosa che riguarda la comunità scientifica americana. Di polio vi ho parlato più volte, lì c'è un elenco delle sue principali scoperte. Ha preso il Nobel per la chimica nel 1954. Poi questo uomo non era soltanto un uomo di laboratorio, siamo nel periodo della guerra fredda, in modo assolutamente duro, lui partecipa al Movimento per la Pace, che in realtà è il movimento per impedire i test nucleari, le prove nucleari. Questo ritrae e Pauling mentre fa una manifestazione davanti alla Casa Bianca, col cartello contro il suo presidente. E poi ho messo accanto una citazione del presidente di allora e quindi di Kennedy, che in un modo abbastanza ironico, mentre stringe la mano a Pauling, che era in una cena di Stato alla Casa Bianca, dice: eh sì, ho saputo che eravate da queste parti un paio di giorni fa. Quindi quest'uomo che era contro il presidente viene accolto, perché era un uomo di un certo livello, sia il presidente sia lui, in modo molto cordiale. E qui mi permetto di raccontarvi un aneddoto che riguarda il sottoscritto e che illumina, secondo me, la comunità scientifica americana. Ero stato invitato a Denver, in Colorado, per fare una relazione per il centenario del
della pubblicazione del lavoro di Werner sui complessi. È un enorme lavoro in tedesco e io ho fatto un'analisi linguistica di questo lavoro. Mi chiamano a parlare, io vado a parlare, mentre sto per cominciare a parlare si apre la porta in fondo alla sala e entrano questi due signori. Quello con la giacca rossa, il tizio che mi aveva invitato, Kaufmann, e quello di sinistra è la fotografia di Linus Pauling che entra nella sala. Il presidente dice una cosa che mi ha lasciato stupefatto, testuale. Ho chiamato a parlare il professor Cerruti, il professor Pauling avrà la parola quando il professor Cerruti avrà finito. Io ho parlato davanti a Pauling, c'è stata una piccola discussione, e poi ha parlato Pauling. Allora, a me sono capitate situazioni totalmente capovolte in Italia. Allora, questa situazione in cui c'è una regola che chi è chiamato parla, anche se entra lo Spirito Santo, non lo fanno parlare. E questo mi è sembrato fondamentale. Esistono le regole, ti dai delle regole, le regole non vanno interrotte, non vanno infrante. È una cosa assolutamente, diciamo, fondamentale. Fine dell'episodio personale. No, non è finito. C'è un altro episodio personale che non riguarda i miei contatti con Killing, perché non l'ho mai avuti, ma i miei contatti con quel diagramma che vedete nella parte inferiore. Allora, Killing era un chimico fisico, si è interessato prima della respirazione delle piante e poi è andato in mezzo al Pacifico in un osservatorio a Mauna Loa, una isola delle Hawaii, e ha monitorato il contenuto di CO2 dell'atmosfera. Il primo diagramma non l'ho visto direttamente, il secondo diagramma invece, quando l'ho visto, un po' più tardi della pubblicazione, io non uso quasi mai la parola emozione, ma sono rimasto veramente emozionato, perché quella curva mi faceva vedere come respira la Terra. Allora, la Terra, quando comincia a fiorire nell'emisfero nord, il nostro emisfero, i fiori e le foglie, la Terra comincia a inspirare CO2 e questa curva diminuisce. Quando in autunno cominciano a cadere le foglie e c'è la putrefazione e così via, la CO2 ricomincia a salire. Come dicevamo oggi, questa è un'oscillazione periodica. Nulla sarebbe, diciamo, interessante, se non questo respiro grandioso della nostra Terra, se non il fatto invece drammatico che c'è una curva che sale, e cioè che la CO2, il contenuto di CO2 sale, e sale in modo inesorabile, continuamente. Quindi questa questione che Killing ha messo in modo drammatico nel 70, quindi sono passati quasi 50 anni da quando lui ha segnalato, diceva agli studenti californiani: guardate che fa 30 anni e se non si fa qualcosa sarete nei guai. E adesso sono passati 50 anni e altro che guai, cioè abbiamo una situazione diciamo assolutamente drammatica. La comunità scientifica americana ha risposto con qualche ritardo, ma ha risposto in modo forte. Questa è una, lo chiamano proprio come fosse proposizione politica. Una presa di posizione politica in cui loro dicono: i guai ci sono, certi sono irreversibili, dobbiamo cercare almeno di tamponare quello che sta succedendo e darci da fare per trovare delle soluzioni. Evidentemente sapete che Trump ha cancellato una serie di programmi in quella direzione, quindi siamo negli Stati Uniti, io mi aspetto una sollevazione in qualche modo da parte della comunità scientifica americana. Vabbè, ancora qualche piccola riflessione. La questione della bellezza della scienza. La scienza è profondamente bella perché ci fa comprendere di più il mondo, ci fa essere nel mondo in modo più integrale. È come dire, io sono innamorato di tante cose, in particolare della mia compagna. Allora, è come dire, essere insieme al mondo è una cosa importante. E tanto più conoscete il mondo, e tanto più siete insieme nel mondo. Non siete, come dire, paracutati in un mondo, esterno. E poi c'è l'aspetto di carattere contemplativo. Chi può essere portato di più, chi essere portato di meno. Qui cito sempre
Santa Teresa d'Avila, che era una grande contemplatrice, che però era di un'energia straordinaria, ha fondato innumerevoli monasteri, insomma, era una persona di grande energia ed era una persona altamente, diciamo, contemplativa. Adesso sto finendo sul serio. Allora, questa è una delle più belle opere d'arte che io conosca. È una cosetta di queste dimensioni, fatta all'acquerello e a gouache da Dürer, e se la guardate in modo contemplativo, questa è una zolla, così l'ha chiamata, la grande zolla. I botanici l'hanno guardata e hanno individuato 9 specie vegetali in questa zolla. Allora, se uno è un botanico e si inoltra in un prato, questo prato per lui è un mondo. Io non conosco niente di queste erbe. Ho trovato questi nomi, e poi finisco su questo, in un dizionario straordinario che ho trovato in rete, in cui c'è il nome botanico, il nome in inglese, in francese, in tedesco e in piemontese. Vuol dire che i contadini piemontesi conoscono tutte le dannate erbe con cui hanno a che fare nei prati. Allora, come dire, quando noi ci diciamo che la scienza sa molte cose, anche il mondo, cioè, sa molte cose. E noi, questo è rivolto ai ragazzi quando andiamo a fare lezione, dobbiamo innamorarli di questa bellezza del mondo e del nostro essere nel mondo. E con questo ho finito. Grazie Luigi di questa bellissima presentazione. Ci sono delle domande che volete fare o le facciamo dopo? Nessuno? Allora le facciamo dopo la pausa? Va bene, grazie. Allora, ricominciamo. Abbiamo Vincenzo Villani e la cosa che ci interessa è che è il fratello di Giovanni Villani e soprattutto che è il secondo, non è più piccolo, ha detto, va detto che è più piccolo. È nato dopo, nel senso. Allora, Vincenzo Villani è professore di chimica macromolecolare a Potenza, quindi nell'Università della Basilicata, e ci parlerà della storia dei polimeri. C'è questa cosa da dire, che si è laureato con Corradini, vero? Sì. E quindi allievo di collaboratore di Natta, e quindi ha, diciamo, delle notizie di prima mano riguardo al problema dei polimeri. Va bene? Devo parlare qua, si sente, non so. Ok, vabbè, lo mettiamo qua. Va bene, allora, però dove... Ah, ci pensano... Non vedo le slide. No, non le vedo... Eccole qua, sono arrivate. Va bene, vi parlerò un pochino della storia delle macromolecole, seguendo un pochino come, diciamo, come chiave di lettura la storia della gomma, in particolare. Ecco, la gomma è un materiale così diffuso, così a tutti noto, che spesso ci sfugge quanto sia importante e di quanto sia anche altamente tecnologico, proprio data la sua, anche la sua diffusione. E poi vedremo, scopriremo invece di quando questo invece è vero. Ed a partire dalla gomma, ecco che sarà un pochino il nostro fil rouge, poi allargheremo il discorso un pochino alla storia delle macromolecole, come si è arrivati alle macromolecole, perché le macromolecole non è un concetto troppo antico, non è un concetto ottocentesco come le molecole, è un concetto del Novecento, cioè negli anni 30 del secolo scorso, come si suol dire,
si è arrivato al concetto di macromolecole, cioè di queste molecole giganti formate anche da un milione di atomi. Cioè, una cosa, ma com'è possibile che un oggetto del genere stia in piedi, che sia stabile un oggetto del genere, che possa esistere? Ecco, e si è dovuto familiarizzare con quest'idea della macromolecola, perché all'inizio i chimici non ci credevano, come vedremo. E quindi cominciamo un pochino con le nostre, con la nostra storia. Ecco, questa qua, diciamo, è, vediamo, questa dei pneumatici. Ecco, i pneumatici sono un pochino a tutti noti, diffusissimi, chi è che non è alle prese con i pneumatici? E sono un pochino, tutt'oggi, sono un pochino un logo, possiamo quasi dire, di modernità. Ecco, se uno segue un gran premio, vedete che il telecronista di continuo sta a dire ecco, ha cambiato i pneumatici soft, i pneumatici hard, tutte queste cose. E sul pneumatico, sulla mescola del pneumatico, si gioca il gran premio molto spesso. Perché? Perché poi il pneumatico soft ha un'adesione molto buona sull'asciutto, sull'asciutto è preferibile, invece un pneumatico hard va meglio sul bagnato, cose di questo tipo. Bisogna trovare dei compromessi, perché poi l'adesione deve essere buona, ma non è che il pneumatico deve incollarsi sull'asfalto. È una cosa caratteristica che i pneumatici vanno bene sull'asfalto. Se noi avessimo strade sterrate, i pneumatici non servirebbero. Infatti, perché? Perché il pneumatico e l'asfalto sono più, diciamo, sono a base idrocarburica, sono più o meno sono simili, similia cum similibus, e quindi ecco, c'è una buona adesione. Ma sullo sterrato allora si deve ricorrere a tanti problemi, avere il battistrada e così via. Tanto è vero che per il passato bastavano i nostri bravi cerchi di ferro, le ruote di legno di ferro, che andavano più che bene. Quindi ecco, il nostro pneumatico è tutt'oggi di gomma, è un diciamo, possiamo pensare come un logo anche di modernità. Ma il nostro pneumatico è fatto è a base di un polimero, nel nostro caso un copolimero. È un copolimero stirene-butadiene, SBR, stirene-butadiene rubber, ecco, a prevalenza di butadiene. Quindi questo copolimero, nelle giuste a prevalenza di butadiene, ci dà questa macromolecola che è alla base del pneumatico. Dico alla base perché il pneumatico di per sé è un oggetto, è un qualcosa di altamente tecnologico. Nel pneumatico entrano almeno 50 diversi componenti. E nessuna vabbè, ora non voglio fare una allontanarmi troppo dal discorso. Comunque è un oggetto piuttosto tecnologico, e tutte si parte sempre da un qualcosa di assodato, sul quale poi il cosiddetto master, su cui poi si apportano degli sviluppi. Comunque, il pneumatico è a base per lo più di questo stirene butadiene, di cui vedremo che tornerà nella nostra storia. Ma anche il primo robot completamente soffice è a base di una gomma siliconica. Questo è un robot completamente soffice. Un robot è un oggetto, non è un telecomandato, come ben sapete, è qualcosa che saggia l'ambiente, elabora le informazioni, prende delle decisioni e va avanti. Lui è completamente soffice, non ha nessuna parte metallica. Ecco, quindi vedete la gomma, questa qui è una gomma siliconica, quindi a base di catene di SiO, diciamo, e ci si fa degli oggetti modernissimi. Quindi sembra che la gomma è qualcosa di modernissimo, ma invece a ben investigare si scopre che la gomma è vecchia di quasi 4.000 anni. 4.000 anni, età del bronzo. Cioè gli indios, i popoli precolombiani dell'America, nel 1600 avanti Cristo giocavano con le palle di gomma. Questa è una palla di gomma fossile su cui sono ancora riconoscibili le ditate che loro giocavano in questi giochi, che avevano un valore poi rituale per loro. Perché i nostri Aztechi, Maya, tutti questi popoli qua avevano sviluppato una civiltà della gomma. Non hanno mai scoperto il ferro, purtroppo per loro, perché furono facilmente distrutti dai,
dai conquistadores, che invece ben lo sapevano, però avevano sviluppato una civiltà, possiamo dire, della gomma. La gomma era in ogni aspetto della loro civiltà. Loro si vestivano utilizzando la gomma che traevano dai loro alberi, facevano delle scarpe, facevano degli indumenti, ci facevano le tende, ci facevano, perché in un posto così umido serviva un materiale, diciamo, resistente all'acqua. Ecco, ci facevano delle statuine votive. Ecco, quindi una vera società basata sulla gomma. E perché questo poté essere possibile? Perché loro scoprirono che nella foresta amazzonica erano diffuse delle piante che, ricche, che avevano un lattice ricco di gomma naturale. E loro, che erano così, sviluppare una tecnologia così evoluta, tra tutte le piante che avevano questo lattice ricco di gomma naturale, individuarono esattamente la stessa pianta che ancora oggi viene utilizzata, l'unica pianta che può essere utilizzata per fini commerciali, l'Hevea brasiliensis. Ecco, e loro lavoravano in una maniera abbastanza simile a come la facciamo oggi, incidendo il tronco all'isca di pesce, ecco, in questa maniera, raccogliendo il lattice alla base che cola. Tutta una tecnologia, questo lattice andava poi fatto coagulare, eccetera, eccetera. Una volta coagulato, loro lo potevano utilizzare. Chiaramente non sapevano che quel lattice conteneva poliisoprene 1,4-cis. Ecco. E solo in quanto ricco di questa macromolecola, si presentava sotto questa forma, in questa forma che noi oggi diciamo gommosa, e altrimenti, se in casi diversi, avrebbe dato luogo a dei cristalli. Ma questo era ben lungi dalla loro immaginazione. Beh, la gomma arriva in Europa con Cristoforo Colombo come una pura curiosità accademica, ma non si seppe cosa farsene. Bisognava arrivare a 300 anni dopo che Priestley, lo scopritore dell'ossigeno assieme a Lavoisier, però lui l'ossigeno lo confuse con il flogisto e rimase sempre affezionato all'idea del flogisto, ecco, lui trovò un uso fondamentale per la gomma, che era buona per cancellare, la matita, e quindi da Turab fu chiamata rubber, ecco, la gomma. E questa fu una grande scoperta, perché finalmente a questo materiale curioso, che rimbalzava, elastico, non si sapeva che farsene, fu commercializzato. Siamo alle soglie dell'Ottocento, ma bisogna arrivare al genio di Faraday, che prima ancora di essere uno dei padri dell'elettromagnetismo è un chimico. È un chimico, lui è quello che isola il benzene, e che, applicando il metodo messo a punto da Lavoisier dell'analisi chimica, scopre che la gomma scopre la formula minima della gomma, scopre che la sua formula minima è C5H8, cioè è fatta di atomi di carbonio e di idrogeno e stanno in rapporto 5 a 8, quindi la formula minima. Chiaramente, ma è a pensare il buon Faraday che il rapporto è corretto, C5H8, ma in effetti è la formula molecolare, è C50.000H80.000. Cioè, perché il concetto di macromolecola chiaramente era ben lungi dall'affermarsi. Ecco, con Faraday la gomma entra nella chimica, perché noi conosciamo finalmente la formula minima, almeno di questo materiale curioso. Con Goodyear, e siamo nel 1839, con questo inventore, che non era neanche un chimico, era un inventore americano, di quelli che le provano tutte per cercare di ottenere dei risultati, ecco, arriviamo la gomma fa un grande passo avanti. Cioè, Goodyear che scoprì? Cercava un modo per stabilizzare questa gomma, per renderla non più putrescibile, per migliorarne la sua elasticità, perché lei tendeva continuamente, dopo un po' marcire, è un prodotto naturale. Le prova tutte, aggiungendo, la sua tecnica, la sua idea era di aggiungere delle polveri, di miscelarla con delle polveri,
che secondo, nella sua immaginazione dovevano assorbire, assorbire l'umidità, assorbendo l'umidità, l'acqua che è contenuta, la gomma doveva essere stabilizzata. Quando aggiunse lo zolfo, e il caso vuole, provò anche con la temperatura a cuocerla, lì si vede in quel disegno, una pendola che sta cuocendo, ribolle un liquido giallino, scoprì che il materiale che si otteneva era diventato estremamente tenace, resistente, ecco, ce l'ha tra le mani, aveva inventato la vulcanizzazione. Aveva fatto questa prima reazione sulla gomma, aveva inventato la vulcanizzazione. E questa reazione di vulcanizzazione fa sì che il primo la gomma vulcanizzata, la gomma naturale vulcanizzata a questo punto diventa il primo polimero artificiale. Però non è ancora completamente di sintesi, potremmo dire un polimero semisintetico, perché lui è partito già da un polimero. Parte da un polimero su cui poi fa una reazione. Che noi oggi sappiamo che la reazione che lui aveva fatto è questa. Aveva introdotto dei ponti di solfuro tra le diverse catene di polisoprene 1,4 cis che abbiamo visto prima. Ponti di solfuro, le catene prima separate, adesso sono legate tra di loro, formano una rete e il sistema non scorre più, non è più un liquido altamente viscoso, ma è diventato qualcosa di è diventato un solido viscoelastico, in effetti oggi sappiamo. Beh, in effetti lui scopre pure che se di zolfo se ne mette tanto ottiene un materiale diverso. Da gomma addirittura andiamo oltre e si ottiene l'ebanite, un materiale che addirittura è ebanite, che è duro come una pietra, se di zolfo si supera lì fino a che aggiungiamo il 3%, lui ragionava in peso, di zolfo, otteniamo ancora un materiale gommoso, ma ne basta anche l'1%, ma anche meno dell'1%, ed ecco che le diverse mescole, ad esempio, anche questo, il grado di reticolazione è importante nella mescola, ma se ne aggiungiamo tanto, mettiamo 30% di zolfo, otteniamo un materiale duro, addirittura che non è più gommoso, le vanille che addirittura va scolpito, ecco, perché? Perché abbiamo formato tanti ponti di solfuri. Le catene sono a formare una rete, inestricabile. Beh, ma in effetti la natura questa reazione l'aveva già scoperta milioni di anni prima, perché i ponti di solfuro li utilizza per reticolare, possiamo dire, e per stabilizzare le proteine nelle loro forme biologicamente attive. Ed ecco che nelle proteine, come qui ho riportato l'insulina, vediamo tranquillamente i ponti di solfuro che legano le catene tra di loro. Quindi in effetti la natura, abbiamo mimato in qualche modo questa reticolazione, questa a base di ponti di solfuro, che la natura, l'evoluzione biologica, aveva scoperto già milioni di anni prima. Bene, a questo punto, scoperto il modo per stabilizzare la gomma, si scatenò, e ottenuto questo materiale portentoso, questo stabile, elastico, si scatenò una vera e propria febbre del caucciù. E una città che sta all'interno dell'Amazzonia divenne la Parigi dell'Amazzonia, Manaus, è una città che sta sperduta nella giungla amazzonica, ma in cui è una città elegantissima, in cui sorsero lì il teatro dell'opera, in cui andavano a cantare i grandi Caruso e compagnia. E perché? Perché era la capitale della gomma. Vedete che in questa città ancora adesso le strade sono pavimentate di gomma, di lastre di gomma, soprattutto nella zona del teatro, perché le carrozze così non fanno rumore mentre all'interno del teatro si tiene una rappresentazione. E quindi questa febbre della gomma si sviluppò proprio all'inizio del secolo scorso. E legata alla febbre della gomma si sviluppò anche la rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale, basata sullo sviluppo dell'automobile, nonché dell'industria elettrica, dell'automobile. Vedete qui tutte le prime Ford
tutte in catena di montaggio, con i loro bravi pneumatici di caucciù. Senza la gomma l'automobile non è concepibile, non è possibile muovere un oggetto, un'automobile su qualcos'altro. Ma non è concepibile un'automobile, ma non è concepibile manco ad esempio i motori, così come li conosciamo noi, sono concepibili, perché i motori sono fatti di parti tenute insieme a tenuta, dove di gomma all'interno del motore ce n'è tanta, in cui le varie parti devono essere tenute, assemblate a formare poi il motore nel suo insieme. Quindi ecco, la gomma contribuisce alla rivoluzione industriale nel bene, diciamo, e nel male. Quindi i chimici continuarono a cercare, volevano in qualche modo affrancarsi dall'origine biologica, dalla gomma naturale, dal polisopreno 1,4G, ma non ci riuscirono, non ci riuscivano in nessun modo, perché è una molecola altamente complessa, perché è una molecola, come diciamo noi oggi, stereospecifica. Come dicevo, è 1,4 cis, cioè tutti i doppi legami, se non vedete, devono essere di tipo cis. Non possono essere cis, trans, miscolare, altrimenti la macromolecola cristallizza e non si ottiene più un materiale gommoso. La pianta ha gli enzimi per fare molecole tutte quante cis, ma noi i chimici non riuscivano in questa impresa. Ci riuscirono soltanto negli anni 60, come dicevamo prima, con la scuola di Natta. Però dovettero arrivare i catalizzatori cosiddetti stereospecifici, che sanno fare legami tutti dello stesso tipo. Ecco, e allora, prima di allora, però era molto ambito il fatto di poter avere la gomma industriale, saperla produrre, piuttosto che dover spolpare le piante in giro per il mondo, e questo causava anche grosse fluttuazioni nei prezzi, più deforestazione e cose del genere. E i russi riuscirono in un'impresa alternativa, non riuscirono a polimerizzare l'isoprene, ma riuscirono a polimerizzare il butadiene, che è sempre un diene coniugato, CH2CH CH CH2. Riuscirono a polimerizzare il butadiene e ottennero il polibutadiene. Ci riuscì questo chimico russo, Lebedev. E come ci riuscì? Ci riuscì utilizzando un iniziatore, il sodio metallico. Si racconta che praticamente la scoperta fu casuale, perché il sodio metallico è utilizzato nei laboratori di chimica, diciamo, organica, come disidratante. Lo si utilizza come se uno vuole un solvente altamente disidratato, tiene il sodio metallico immerso nel toluene e quello elimina tutte le tracce di acqua. È un disidratante. Quando lui fa reagire probabilmente in maniera casuale, in qualche modo, il sodio con il butadiene, questo polimerizza, parte una cosiddetta reazione radicalica e si ottiene una gomma di buona qualità. Non delle qualità, diciamo, del polisoprene 1,4-cis, della gomma naturale, perché quelle sono effettivamente insuperabili. Il caso vuole che è una gomma dalle proprietà, dall'elasticità insuperabile, nel senso, ad esempio, perché insuperabile? Nel senso che è completamente elastica, se io la deformo tantissimo e poi quella torna praticamente alla forma originaria, in maniera quasi in maniera praticamente completa. Ecco. Però insomma il butadiene andava abbastanza bene. Soltanto bisognò aspettare però che i tedeschi negli anni 20 mettessero a punto la cosiddetta polimerizzazione in emulsione per ottenere un polibutadiene, diciamo, di buona qualità, buono per farci i pneumatici, buono per sostituire la gomma naturale. La polimerizzazione in emulsione, cosa sarà mai? E in effetti anche stavolta i tedeschi ragionarono di nuovo ispirandosi alla natura. Dice: caspita, noi la gomma la troviamo nel lattice delle piante, che è un'emulsione. Le particelle di gomma sono intrappolate in delle micelle, perché sono, la gomma di per sé è idrofoba, non può stare, se sta in acqua, come fa a stare sospesa in acqua? Sta in acqua intrappolata in delle micelle. La pianta già fa una sorta di polimerizzazione in emulsione. Allora,
proviamo a farlo anche noi. Prendiamo l'acqua, ci aggiungiamo un tensioattivo, a questo punto aggiungiamo il butadiene, teniamo tutto in agitazione e il butadiene va a formare delle grosse gocce stabilizzate dal tensioattivo. Però se io aggiungo agito, dopo un po' mi accorgo non soltanto formo queste grandi gocce in cui il butadiene è contenuto, come se fosse contenuto quasi in dei serbatoi, ma forma anche delle micelle, qua là una miriade, un'infinità di micelle piccole, praticamente in giro nel mezzo acquoso. Dove che accade? Che il butadiene dalle gocce grosse tende a diffonde lentamente, diffonde, dove va? Statisticamente finisce tutto nelle micelle, va a riempire le micelle, perché di micelle c'è una quantità infinita. A questo punto se io aggiungo un iniziatore, che non è più il sodio, perché il sodio certamente non posso mettere il sodio in acqua, ma per solfato, un iniziatore dove c'è un legame perossidico, questo, il persolfato, entra statisticamente nella micella e appena entra nella micella parte la reazione radicalica, in maniera a razzo, e tutto il contenuto della micella viene esaurito, polimerizza. Quindi si ha una polimerizzazione spettacolare, diciamo, tutte le micelle si riempiono di polimero. È un pochino quello che accade, tra virgolette, nella pianta. E la polimerizzazione in emulsione è una reazione molto pulita, addirittura oggi appartiene alla green chemistry, perché non usa solvente, usa un mezzo acquoso e un tensioattivo. Il tensioattivo praticamente è qualcosa di abbastanza vicino, che ha una testa polare, una catena idrofoba, un po' del sapone, insomma, tanto per intenderci. Ecco, la polimerizzazione in emulsione permise di fare di raggiungere grandi pesi molecolari di polibutadiene e i tedeschi riuscirono in questo modo a ottenere questo primo polimero. Lo chiamarono Buna, da butadiene, perché era quello che imitava il sodio, ricordando la reazione che aveva inventato Lebedev. Ecco, con questo polimero, questo Buna, loro riuscirono a ottenere il polibutadiene buono per farci i pneumatici. Ma poi andarono avanti e vollero cercare qualcosa di alternativo. Ecco, ecco che il Buna, o un suo, è quello che gli... che dei polimeri, diciamo, simili, in cui oltre al butadiene si aggiunge dello stirene, perché scoprirono che se mettevo il butadiene potevo anche aggiungere dello stirene e veniva il Buna S, quello che oggi noi chiamiamo la gomma SBR con cui ho cominciato. Inventarono la gomma SBR, butadiene e stirene, veniva una gomma superiore alla gomma fatta solo di butadiene. E diciamo questo Buna e Buna S, insomma, sono, diciamo, un pochino tristemente noti, perché erano associate all'industria, erano prodotti, diciamo, nell'industria associata al campo di concentramento di Auschwitz. Ecco, Monowitz Buna era un enorme stabilimento chimico in cui i tedeschi producevano la Buna, oltre ad altre sostanze chimiche. Di questo, ad esempio, racconta Primo Levi nei suoi romanzi. E quindi, ecco, arrivato a questo punto, noi riuscivamo a fare anche questa gomma. La gomma naturale fu affiancata delle gomme, diciamo, di sintesi, perché a questo punto il butadiene e stirene erano delle gomme completamente di sintesi, non era più necessario andare a ricavare la gomma dagli alberi. E allora ci si cominciò a chiedere: ma questa, la gomma com'è fatta? E già, diciamo, da prima, questo, diciamo, queste domande si erano poste prima, per giustificare la gomma, come è fatta la gomma naturale. E c'erano le cosiddette teorie micellari. Si pensava che c'erano due molecole di isoprene, reagivano tra di loro, formavano questi anelli, e questi anelli si interagivano tra di loro, si aggregavano tra di loro, formando quello che si chiama una particella colloidale. Ecco, la gomma era fatta di particelle colloidali.
la particella colloidale, cioè tante molecole piccole aggregate tra di loro, non legate chimicamente, soltanto a formare attraverso dei legami secondari, aggregate tra di loro. E queste, a formare questo insieme grosso, questo aggregato colloidale. Ad esempio c'era la teoria micellare di questo Harris, poi c'erano altri, questo inglese disse, giunse alla conclusione che non erano che gli anelli non erano così piccoli, ma erano degli anelli grossi, erano tanto grossi che addirittura si concatenavano tra di loro, non erano fatti, diciamo, da un anello a otto termini, ma erano degli anelli così grossi che si potevano concatenare, proprio come avviene in una catena, a formare questo materiale gommoso. Così come in tempi recenti si è scoperto che effettivamente esistono queste molecole concatenate, ecco, nella chimica supramolecolare, i catenari che addirittura sono concatenati per davvero. Ecco, però, insomma, loro erano delle teorie, erano le prime teorie sulla gomma, no? Oggi sappiamo che non è così. Ecco. Per giungere invece al concetto di macromolecola, servì l'opera di Staudinger, che a partire dagli anni 20 e questa ricerca, che diciamo per via, studiando essenzialmente la viscosità di queste soluzioni macromolecolari, sia diciamo naturali, sia della gomma, sia di proteine e cose del genere. Staudinger prima, Carothers dopo in America, Carothers per via sintetica, disse va bene, allora se è vera la teoria di Staudinger che esistono queste macromolecole, proviamo a sintetizzarle. Ad esempio, come posso sintetizzarle? Se io prendo una diammina, cioè una molecola fatta che ha i due terminali, una diammina, lì è un'esametilendiammina, quindi che finisce NH2NH2, e la faccio reagire con un acido di carbossilico, ecco, COH-COH, io so che questi reagiscono e mi danno un gruppo ammidico, mi formano un ammide, e so che dopo ci saranno ancora altri gruppi NH2 e COH e quindi reagiranno ancora, so che reagiscono e vediamo se riesco a ottenere una macromolecola. La reazione fu effettuata, è una reazione di policondensazione, elimina l'acqua e si forma una poliammide che noi oggi chiamiamo, che fu chiamata già allora nylon. Fu sintetizzato il nylon e diciamo fu dimostrato per via sintetica, insomma, che effettivamente le macromolecole esistevano. Ma ancora non erano convinti tutti i chimici, allora bisognava dimostrarlo. Mark nel 28 lo dimostrò per via diffrattometrica e dimostrò che la cellulosa ha delle catene molto più grandi della sua cella elementare. Ma se la cella elementare è grande tot, in genere questo non è possibile. La cella elementare è sempre più grande della molecola che contiene, e se no che cella elementare è. Ma invece nel caso dimostrò che la cella elementare era più piccola della macromolecola, ecco, quindi che le macromolecole erano tanto più, perché la cella elementare si ripete lungo la catena, e dimostrò per via diffrattometrica l'esistenza delle macromolecole. Quindi dimostrato attraverso le proprietà chimico-fisiche, attraverso per via sintetica, e attraverso la diffrazione dei raggi X, la comunità scientifica si convinse finalmente dell'esistenza delle macromolecole. A questo punto sorse la questione, le macromolecole, d'accordo, effettivamente esistono queste molecole fatte da migliaia, da centomila, da un milione di atomi messi in fila, ma come si presentano? C'erano chi, per Staudinger erano delle bacchette rigide, lui le concepiva come delle bacchette rigide, come se fossero degli spaghetti, immaginate, degli spaghetti. Per Mark dice, ma no, non è possibile, visto che è fatta di atomi di carbonio, ad esempio, io so che gli atomi di carbonio, ci può essere una rotazione intorno ai legami carbonio-carbonio, quindi debbono somigliare non tanto a dei spaghetti crudi, ma debbono somigliare un pochino a degli spaghetti cotti. Fu una questione di spaghetti. Ecco, e beh, alla fine si vede che in effetti allo stato cristallino somigliano un pochino a degli spaghetti crudi, ma in soluzione somigliano un pochino a degli spaghetti cotti, hanno una forma irregolare, e oggi noi sappiamo che attraverso la microscopia a forza atomica effettivamente le molecole in soluzione somigliano un pochino a questi spaghetti
hanno una forma altamente irregolare. Erano quindi le macromolecole esistono, adesso sappiamo come sono fatte allo stato solido, in soluzione, ma quello che mancava era una teoria. Cominciare a dire ma come si compone, possiamo fare delle previsioni su questi oggetti, così come veniva fatto sulle altre molecole. Ed ecco che diciamo, la teoria delle macromolecole nasce con, con uno scienziato tedesco, Werner Kuhn, che era un meccanico quantistico. Un meccanico quantistico che disse, va bene, quindi come facciamo a studiare queste, queste macromolecole? Sviluppò tutta una teoria di termodinamica statistica, per capire il comportamento, per prevedere, per sviluppare una teoria delle macromolecole. E praticamente lui assimilò, dice, la catena, una macromolecola è così, sappiamo che in soluzione è come uno, si comporta come degli spaghetti cotti, quindi ha ha una forma altamente irregolare, quindi ogni legame è come se fosse una freccia che può andare in tutte le direzioni, e trovo un'analogia importante nella descrizione teorica della macromolecola con il cosiddetto processo di diffusione. Era analogo alla macromolecola, somiglia tanto alla diffusione di una particella, che può andare di qua, poi va di là. Solo che la diffusione di una particella avviene una particella che diffonde nel tempo, la macromolecola invece è già fatta, abbiamo questa catena che si muove nello spazio. C'era un'analogia formale tra il processo di diffusione e la forma di una macromolecola. Lui utilizzò per prima, fu il primo ad utilizzare la formula dell'entropia di Boltzmann, S uguale K logaritmo di V, dove il logaritmo di V, dove V diciamo, è il numero di modi in cui un sistema può essere presente, si può presentare. Ad esempio, se io ho un mazzo di carte, un mazzo di carte, capite bene, ha un'entropia enorme. Le carte possono essere presenti in un modo pazzesco. Prima può essere presente da uno, poi l'altro, in effetti non è difficile calcolare che quel V per un mazzo di carte vale 40 fattoriali, che è un numero immenso. Invece se pensiamo ad esempio, cerchiamo un sistema che abbia entropia zero. Ecco, un sistema che ha entropia zero, ad esempio, uno può pensare che una serratura. Una serratura è quella, è presente in un solo modo. E io per aprirla non è che mi posso usare una sola chiave. Quindi è presente in un solo modo di essere, Il logaritmo di 1 è 0. Quindi l'entropia di una serratura è 0. Ecco, lui utilizzando l'entropia, il concetto di entropia, quindi applicato a queste catene, calcolò addirittura la forza elastica. Dice, ma vediamo, la forza elastica che una singola catena sviluppa. Come dipende la forza al variare della distanza tra le estremità, ad esempio. Fa tutti i calcoli di meccanica statistica, ecco, e che scopre? Scopre che la forza elastica, la forza in funzione della distanza tra le estremità, ha una forma lineare, cioè c'è una costante per R. Somiglia un pochino alla legge di Hooke. Comincia la forza, F uguale KX, K delta X. E ha una forma lineare, come se la nostra macromolecola segue una legge di Hooke. Soltanto che però la nostra costante di forza stavolta è piuttosto complessa. Ecco, la K che sta davanti alla R è piuttosto complessa, è proporzionale alla temperatura, cioè la sua costante elastica aumenta con la temperatura. Una macromolecola più alzo la temperatura, più è elastica. Al contrario di quello che avviene normalmente diciamo, per un composto a basso peso molecolare, è proporzionale alla temperatura, è inversamente proporzionale a uno strano valore medio R0 quadro. E che R0 quadro è la dimensione statistica quadra dell'oggetto. Ma che cos'è? Come si calcola? E lì ci servono dei modelli per calcolare R0 quadro, questa grandezza statistica, la dimensione media, quadratica media dell'oggetto. Ecco, però vedete, si fanno già, nascono le teorie, Kuhn sviluppa tutta una teoria delle macromolecole. Però bisogna, ad esempio qui in questa simulazione, questa è una simulazione al computer, vediamo una singola catena di polisoprene, 1,4 cis, vedete, è estesa. Lei spontaneamente, per motivi entropici, semplicemente perché l'estensione
è possibile in un solo modo, e queste forme raggomitolate sono possibili in tanti modi, perché gli atomi di carbonio hanno una leggerissima attrazione tra di loro, non hanno nessuna non ci sono attrazioni, sono tutte attrazioni a questo livello trascurabili, per motivi semplicemente entropici. Vedete, spontaneamente si raggomitola, così come la previsione, diciamo, secondo la previsione che abbiamo, lei tende allo stato di massima entropia. Va bene, però per avere una teoria completa su, diciamo, sulle macromolecole bisognò aspettare negli anni 50, diciamo, il genio, se vogliamo, di Flori, che un pochino mise ordine in tutti questi tentativi e sviluppi parziali di teoria delle macromolecole, non solo, e propose questo, sviluppò questo, tutta una, questa, penso alla molecola in soluzione come cosiddetta, a formare questo random coil, quindi una forma raggomitolata, casuale, e sviluppò tanti, tutti dei metodi per calcolare le grandezze statistiche, quegli R0 quadri medi di prima. Allora, un metodo per arrivare a una certa approssimazione, un altro metodo più sofisticato, metodi che matematicamente sono molto elaborati. Però, ecco, si sviluppò tutta la teoria necessaria alla base diciamo, del comportamento delle macromolecole. Tra le altre cose, sviluppò la teoria della gomma. Ecco, se una catena è considerata come una, diciamo, una catena, è una random chain, una gomma è un random network. C'è una rete casuale, è una rete casuale, in cui ci sono tanti random chain, tante catene singole legate tra di loro da quelli che noi chiamiamo dei cross-link, cioè che sarebbero i nostri atomi di zolfo, i nostri legami di solfuro. Quindi abbiamo un random network. Ecco, che quando deformiamo, si deforma in questo modo, ecco, le catene, diciamo, si allontanano, le loro estremità si allontanano, ma noi sappiamo che le estremità sono soggette poi a questa forza di richiamo. Quando la lasciamo, lei tende allo stato di massima entropia, quindi si sviluppa tutta una teoria dell'elasticità della gomma, una cosa piuttosto complessa, molto piuttosto complessa, per arrivare poi a un'equazione dell'elasticità della gomma, che è lo sforzo in funzione della deformazione. Lo sforzo sigma è uguale a RT, è proporzionale alla temperatura, ni è la densità dei crosslink, o se vogliamo pensare alla concentrazione di crosslink, per lambda meno lambda su 1 al quadrato, che è la deformazione. Quindi scopre la relazione teorica tra sforzo e deformazione, e scrive questa che è noto come è l'equazione di stato della gomma. Perché l'equazione di stato della gomma? Perché se io trascuro un attimo la parte lambda, la deformazione, lo sforzo è l'analogo di una pressione, allora mi viene P uguale RT, ni non è altro che N su V, mi torna PV uguale NRT, mi torna l'equazione di stato dei gas. Una sintesi perfetta dai gas, dall'equazione di stato dei gas, che si ricava per, diciamo, la teoria cinetica dei gas, si arriva alla teoria cinetica, se vogliamo, della gomma, che porta a un'equazione abbastanza simile, in cui c'è però un termine di deformazione di quel tipo. E questa equazione descrive molto bene tutta la prima parte, diciamo, fino a che la gomma si è allungata del doppio della sua lunghezza, il primo tratto curvo. Perché ha tutta un'origine entropica, è tutta l'elasticità della gomma è tutta di tipo entropico, così come poi avviene la pressione nei gas, che è tutta di origine entropica, quella dei gas. Poi dopo la gomma, però, il grafico, vedete, di sforzo deformazione di una gomma segue un andamento più complesso, perché dopo la prima fase in cui, diciamo, l'elasticità è dominata da questi fattori entropici, poi le catene cominciano a interagire tra di loro, sono delle interazioni tipo van der Waals, e poi ancora delle interazioni alla fine saranno proprio i legami covalenti a essere sollecitati. Quindi la prima parte è descritta da quell'equazione, poi si sommano dei valori, diciamo, delle interazioni di non legame, e infine proprio i legami covalenti saranno sollecitati fino alla rottura. Vedete? Ecco, quindi siamo arrivati alle macromolecole.
ne abbiamo dimostrato l'esistenza, abbiamo sviluppato una teoria delle macromolecole, tutto perfetto. La gomma ha una lunga storia, la gomma va avanti, e dalla gomma di 4.000 anni fa, ecco, si arriva alla gomma necessaria per far muovere ogni cosa e anche per mandare i razzi, lo shuttle nello spazio. Ecco, perché quei motori che sono lì accesi nella prima fase del lancio, i cosiddetti booster, sono dei razzi a stadi, cioè sono fatti di tanti pezzi, tenuti insieme, ogni stadio, dai cosiddetti O-ring, dei grossi O-ring, cioè delle grosse, se vogliamo, guarnizioni, ma non sono delle guarnizioni, sono degli O-ring, ecco, che vengono tenuti insieme a formare l'intera struttura. È un oggetto complesso, deve tutto funzionare alla perfezione per sollevare. Gli shuttle è la macchina più complessa che l'uomo abbia mai inventato. Ecco, tutto alla perfezione per riuscire a mandare lo shuttle nello spazio e poi a farlo rientrare. Ecco, soltanto che purtroppo gli shuttle sono andati incontro a diversi incidenti. Ad esempio, uno di questi accadde nel... e diciamo che, una parentesi, che questi O-ring, belli, enormi, robuste, insomma, sono fatti di una gomma molto evoluta, una gomma che oggi diciamo una gomma fluorurata. È una gomma fluorata in cui agli atomi di idrogeno sono sostituiti gli atomi di fluoro. Perché deve essere una gomma fluorata? Perché non solo deve avere grandi capacità, deve essere di tipo elastico, ma deve essere resistente al calore, resistente ai reattivi, un'inerzia chimica. Ecco, perché lì dentro, in quei razzi, c'è il propellente che man mano che è estremamente aggressivo. Quindi, è la gomma fluorurata, quella più adatta a unire i diversi stadi del missile. E purtroppo però accadde che nell'86 uno degli shuttle esplose in volo. Subito dopo il decollo, un boato, una palla di fuoco veramente apocalittica, potete immaginare, esplose in volo, perché poi quel serbatoio centrale contiene idrogeno e ossigeno. Idrogeno e ossigeno, quindi nell'esplosione proprio una palla di fuoco veramente ciclopica. E che cosa era accaduto? Una commissione studiò il fenomeno, studiò il disastro, e in questa commissione c'era il fisico Feynman, che dopo aver indagato tutto ciò che poteva essere successo, si concentrò sulla rottura, sul cattivo funzionamento degli O-ring di gomma fluorurata, sul cattivo funzionamento degli O-ring, e dimostrò in maniera proprio scenica, durante una riunione di questa commissione dove c'erano anche i giornalisti, che immergendo un O-ring lo distorse, lo strinse in un morsetto e lo immerse in un bicchiere di acqua ghiacciata, mostrando in maniera scenica che quando lo tirava fuori l'O-ring aveva perso buona parte della sua elasticità, perdeva gran parte della sua, cioè ritornava alla sua forma, invece di ritornare subito alla sua forma, ci ritornava lentamente, aveva perso buona parte della sua elasticità. Perché? Noi lo vediamo pure, perché la sua elasticità è proporzionale alla temperatura. Ecco, la temperatura scende, la sua elasticità diminuisce, ecco, aumenta con la temperatura e diminuisce abbassando la temperatura. Ecco, purtroppo questo lo si sapeva, però fu sottovalutato. Quel mese di gennaio era particolarmente freddo, gli O-ring non avevano perso buona parte della loro elasticità. Quando il missile parte tutto vibra, l'O-ring deve essere estremamente flessibile a seguire le vibrazioni della struttura, ma se lui è diventato poco flessibile non riusciva a seguire le vibrazioni della struttura, e diciamo, ci fu una fiammata esterna e poi tutto il resto. Vedete? Ecco, quindi i materiali vanno trattati, i polimeri vanno trattati con cura, sono dei materiali come tutte le cose, soprattutto molto sviluppate, vanno trattate con grande prudenza e conoscenza. Non so quanto tempo ancora c'ho, oppure... Va bene, e quindi la gomma, vedete, siamo partiti da 4.000 anni fa con gli Aztechi,
che si facevano le scarpette di gomma coagulando il lattice della pianta, e siamo arrivati ai voli spaziali. E abbiamo visto anche la prudenza che serve nell'uso di questi materiali tecnologici. Ecco, a questo punto andiamo avanti. La gomma, però ancora non siamo riusciti a fare la gomma naturale. Non siamo ancora a quell'epoca, siamo arrivati negli anni 50, negli anni 60, ancora si è riusciti a fare tante gomme, ma non la gomma naturale, perché la gomma naturale è una molecola, è una macromolecola stereospecifica, vuole tutti i legami cis, di tipo cis, altrimenti cristallizza. E la storia della gomma a questo punto si incrocia con la storia di un'altra macromolecola importante, con la storia delle polioletine, polietilene e polipropilene. Si incrocia con queste macromolecole. Ecco, questo qui è Ziegler. Siamo negli anni 50, siamo nel 1953, e Ziegler, questo scienziato tedesco, questo chimico tedesco, trova il modo di polimerizzare l'etilene, cioè di trasformare l'etilene, che è un gas, in un materiale solido, nel polietilene. Nel 53 viene fatto il polietilene, nel 54 Natta trova il modo di preparare il polipropilene. Invece di usare l'etilene, usa il propilene, la molecola giusto successiva, CH2, CH, CH3. Sull'etilene c'è un CH3. Trova il modo di polimerizzare l'etilene, ed era giovedì 11 marzo 1954. Vedi, lui annota sulla sua agenda: fatto il polipropilene. Trova il modo di polimerizzare il polipropilene, ed è la prima molecola addirittura stereoregolare che l'uomo riuscì a fare per la prima volta, perché fa il polipropilene, come vedremo, isodattico. Lo vediamo tra un attimo di che si tratta. Ecco, è questa molecola qua. Quindi CH2, CH, CH3, CH2, CH, CH3, ripetuto 100 milioni di volte, una macromolecola. Però se i CH3 sono in maniera sono sempre inseriti allo stesso modo, significa ad esempio che se io piglio questa macromolecola e la distendo nel piano, i CH3 stanno tutti da una parte. Se sono sempre tutti allo stesso modo, questo polipropilene ha delle qualità molto elevate, si chiama polipropilene isotattico. Con lo stesso isotattico ha un alto punto di fusione, fonde a 175 gradi, ha delle proprietà meccaniche notevolissime. Ad esempio, si è visto che il polipropilene non si rompe mai. Io posso prendere un pezzo di polipropilene e posso stare lì a farlo così, a piegarlo e a ripiegarlo tutta la vita. Lui non si rompe. Al contrario di quello che accade in un metallo. Si chiama resistenza alla fatica. Ecco, cioè a uno sforzo ripetitivo. Ecco, non si rompe. Ecco, ha delle proprietà meccaniche eccezionali, perché lui riesce a rilassare la sollecitazione che gli è stata imposta in maniera molto veloce. Ecco, e quindi ha delle proprietà che uno degli oggetti, diciamo, dei materiali a basso peso molecolare non possono avere. E si vede, si presenta in questa forma aelica, che fu determinata da Corradini. Ecco, il Corradini di cui parlavamo prima, col quale ho avuto il piacere di fare a suo tempo la tesi di laurea. Ecco, lui era un esperto di strutturistica, mo lo vediamo, e determinò l'elica del polipropilene. Mo lo vediamo tra un attimo. E che cosa? Com'è la storia dell'etilene, del polietilene e polipropilene? La tratteggiamo rapidamente. Ecco, innanzitutto, a un certo punto, il nostro bravo Ziegler, lo scienziato tedesco, nel 1953 trova il modo di polimerizzare l'etilene. Per la prima volta usa un catalizzatore, l'alluminio trietile. Usa un catalizzatore. Alluminio trietile, Al e T preso tre volte. Etile, CH2 e CH3 preso tre volte. E polimerizza a temperatura. L'etilene con l'alluminio trietile polimerizza a temperature e pressioni basse, però il risultato è un oligomero, cioè non riesce a mettere in fila più di 100 monomeri. Ecco. Però il risultato era importante, perché per la prima volta si era usato un catalizzatore, normalmente questo non avveniva. A un certo punto
anche qui il caso giocò il suo ruolo. Un giorno, invece di ottenere questo oligomero, De Iorio ottenne una quantità enorme di questo polimero, di questa polvere bianca, che investigata era polietilene ad alto peso molecolare. Che cosa era accaduto? Che c'erano dei cristalli di nickel, si scoprì all'epoca, dei cristalli di nickel, e si era ottenuto. Il sistema fu indagato, fu perfezionato, alla fine si vede che il catalizzatore, il metallo di transizione che dava il risultato migliore era il tricloruro di titanio. Quindi alluminio tritile insieme a titanio tetracloruro davano, polimerizzavano addirittura a temperatura ambiente e a pressione ordinaria, davano il polietilene. C'era un metodo precedente di un'industria inglese, dell'ICI, che per ottenere il polietilene doveva utilizzare pressioni dell'ordine di 1000 atmosfere, pressioni inimmaginabili, neanche nella fossa oceanica più profonda, ovviamente. Ecco, quindi questa coppia, l'etilene fatto reagire con alluminio trietile insieme a titanio tricloruro, ci dava, sparava fuori il polietilene. Natta venne a conoscenza di questi dati, ovviamente, e disse: proviamo a vedere cosa succede con quello successivo, col propilene, che già si sapeva che non reagiva, perché Ziegler l'aveva provato, mica era, ovviamente, andò a provare, insomma, vediamo se funziona anche col propilene. Aveva verificato e non funzionava. L'etilene polimerizzava e il propilene no. Però Natta e i suoi ragazzi ragionarono così, dice: ma se io riesco a introdurre un po' di propilene all'interno della catena di polietilene, questa si disordina e posso ottenere una gomma. Ecco, Natta già veniva da una ricerca sulle gomme sintetiche. Posso ottenere una gomma. Il propilene in catena, nella catena di polietilene, impedisce la cristallizzazione dell'etilene, agisce da difetto e posso ottenere una gomma. Aveva ragione. Infatti poi dopo sono state sintetizzate le gomme etilene-propilene. E si mise a indagare con questa cosa, perché lui sapeva che perché Ziegler ci aveva provato a polimerizzare il propilene, che il propilene da solo non polimerizzava, però lui diceva: magari ne polimerizza un po', quel tanto che basta per ottenere, da agire da difetto in una catena di polietilene e ottenere una gomma. Eccolo che le gomme si incrociano con l'etilene e col propilene. E questi erano il gruppo di giovanissimi, quello con gli occhiali e Corradini, il mio professore, e gli altri sono tutti illustri scienziati che hanno fatto tutte carriere così. Vedete, tutti ragazzi dei 20 anni, insomma. Ecco, si misero a indagare, lì c'è segnato Chini, perché Chini gli fu assegnato proprio di indagare la reazione del propilene, come fare per farlo reagire almeno un po'. Ma lui, tanto che provò Chini, cominciò a cambiare le proporzioni del catalizzatore e del co-catalizzatore, a un certo punto, quando trova, mette in un rapporto 1 a 10, co-catalizzatore e catalizzatore, ottiene, riempie l'autoclave di una massa di polimero, di bassa qualità, dice una sostanza piuttosto marrone, verdata, di bassa qualità, ma riempie l'autoclave di questa sostanza. Dice: che è successo? Ecco, il propilene aveva polimerizzato di bassa qualità. Sembrava, dice, beh, adesso abbiamo questo prodotto, come lo analizziamo, che ne facciamo? Fu Pino, il chimico organico pisano, direttore della normale di Pisa per anni, che ebbe un'idea, diciamo, geniale. Applicò un metodo che da poco era stato scoperto in chimica organica, la cosiddetta il frazionamento per estrazione in solventi a diversa polarità. Cioè lui partì, prendiamo questa massa disomogenea, facciamola, trattiamola con un primo solvente polare, acetone, che ha un punto di ebollizione intorno ai 60 gradi, prima con l'acetone. Una parte viene sciolta,
vengono eliminati poi gli oligomeri, le catene corte, e resta una massa. Prendo questa massa risultante e la tratto con un secondo solvente, questo è un l'etere dietilico, a polarità man mano decrescente, fino ad arrivare al normaleptano bollente. Quando la massa finale fu trattata col normaleptano bollente, fu sciolta l'ultima frazione disordinata e quella che rimase una polvere cristallina di polipropilene isodattico, altamente pulita. Ecco, era stato isolato per frazionamento, diciamo, in solventi bollenti, il polipropilene isolato. Si andò a vedere il punto di fusione, caspita, questo fonde a 180 gradi. Cioè, è buono per farci resistere all'acqua bollente, insomma, si possono fare fibre, che dava luogo a fibre, era un materiale eccezionale. Fu passata la struttura a Corradini e Corradini ne fece la struttura. E che cosa andò a scoprire? Andò a scoprire che il polipropilene isodattico, proprio perché ha una molecola sempre uguale, ripetitiva, il propilene, allo stesso ordine, entra sempre allo stesso modo lungo la catena, e poi lo vediamo questo che significa su un modellino, su un modello, cristallizza, proprio perché ha la stessa struttura ripetitiva, cristallizza sotto forma di elica, forma un'elica. Quindi nel 1954 Corradini scopre l'elica ternaria del polipropilene isodattico. Questa è una scoperta molto bella, anche da un punto di vista storico, perché si inserisce in una successione di scoperte cristallografiche elegantissime. Di cui il professore Luigi poco fa ne ha raccontato un pochino la storia. 1952 Pauling scopre l'alfa elica delle proteine. 1952 l'alfa elica delle proteine, scopre che le proteine formano delle eliche cristallizzano sotto forma di questa alfa elica, è la struttura più stabile delle proteine, l'alfa elica. 1953 Watson e Crick scoprono la doppia elica del DNA. 1954 Corradini scopre l'elica ternaria del polipropilene isodattico. Proprio una cosa formidabile. Proprio una successione di diciamo, in effetti le scoperte poi si richiamarono l'un l'altro perché erano stati messi a punto degli strumenti, anche teorici e sperimentali, che permisero questa infilata di scoperte, di determinazione. Ecco, e il polipropilene isodattico entrò nell'uso, ci ritrovammo tra le mani dei materiali come tutte queste cose che ci circondano, molto fatte proprio di polipropilene isodattico, proprio fu una scoperta, come se l'uomo primitivo, come quando l'uomo scoprì il ferro, il bronzo, ecco, noi avevamo un nuovo materiale con cui costruire, con cui fare oggetti e qualsiasi contenitori e quant'altro. La scoperta fu perfezionata perché il nostro polipropilene non era, avete visto prima, dava delle rese troppo basse, tutto quel frazionamento successivo non era utilizzabile a livello industriale. E dal TCL4 si vide che il TCL3 andava ancora meglio, un catalizzatore eterogeneo. Utilizzando questo catalizzatore eterogeneo, sempre la scuola di Natta, il polipropilene veniva all'80%, più superiore all'80% in isodattico, e quindi fu rapidamente commercializzato. In effetti cosa accadeva? Accade questo nella polimerizzazione. Questo è il modello, è quello che mi è rimasto del mio modello di sito catalitico. Gianni lo vedeva a casa. Su quale facevo la tesi, era proprio un modello palline, palle e stick e legami. Mi era rimasto così, però gli mancava un atomo di cloro, allora l'ho dovuto aggiungere in quella posizione. Poi ci mancava quello che fa il cocatalizzatore. Che fa il cocatalizzatore? Va a sistemare, va ad attivare il titanio con un bel gruppo CH3. Ecco, a questo punto il mio catalizzatore eterogeneo è stato attivato dal cocatalizzatore col CH3 sul titanio, è reattivo, arriva il propilene, tac, e va in catena. Da questo punto in poi il sistema è diventato asimmetrico,
il cristallo spinge la catena in una direzione ben determinata, asimmetrica, e a questo punto il propilene deve entrare sempre nello stesso modo. Non può che entrare tutto nello stesso modo. Vedete? Ecco, entrando nello stesso modo si ottiene il polimero isotattico, stereospecifico. Va bene? È questo. Grazie, sei stato bravissimo. Allora chiamiamo anche il professore Luigi e se ci sono domande. Una domanda la volevo fare io, perché qui abbiamo trattato le macromolecole, diciamo, non vitali, non biologiche, e dall'altro lato quelle biologiche. Più o meno negli stessi anni, più o meno nello stesso momento vengono fuori queste due linee di ricerca. Ci è già stato detto che in qualche modo interagiscono, ma ero curioso di sapere se l'interazione è stata maggiore di quanto sembri a prima vista. Magari tutti e due. Ma la mia risposta l'ha già in qualche modo accennata anche Vincenzo. Una delle cose importanti, anzi direi fondamentali della ricerca scientifica, che la differenzia da altre attività, è la comunicazione della conoscenza rapida e comprensibile. Allora, quando Pauling ha pubblicato il lavoro formidabile sulle eliche, è stato un colpo formidabile, perché dava ordine a ciò che non sembrava assolutamente ordinato. Quello che tu hai detto, in qualche modo l'ho tirato fuori anche nel libro, Bello e Potente, perché diventa, come dire, un riferimento fondamentale. Abbiamo molecole di grande complessità, però hanno un ordine topologico e geometrico importante. Sì, sì. E quella cosa che tu mettevi in rilievo, non è che ti rubo la scena, ma delle molecole isotattiche, te la rubo. Leggete il lavoro di Natta, no? E dei suoi giovani amici. Vi rendete conto che erano perfettamente consapevoli di avere trovato una cosa straordinaria. È semplicemente una lettera mandata al Journal of American Chemical Society. Flori, che tu hai già citato, l'aveva letta subito e ha detto: è una scoperta straordinaria. Aggiungo ancora una cosina. Natta era innamorato delle strutture solide ordinate. Lui si era fatto un nome come cristallografo e per anni ha cercato di capire come gli alti polimeri potevano diventare solidi. Ho letto dei lavori dell'inizio degli anni 40 che sembravano, come dire, preveggenti, no? Di vedere che lo stato solido era formidabile. Quindi la risposta è che le interazioni sono molteplici e gli scienziati sono anche bravi, cioè possiamo dire qualunque cosa, ma sono bravi perché lavorano per anni con delle idee che poi riescono a realizzare, insomma. Sì, furono proprio collegate perché Watson e Crick in particolare, mi si appunto proprio una teoria, tra le altre cose, per interpretare lo spettro, gli spettri di diffrazione delle fibre. Fece una teoria della diffrazione delle fibre, cioè una fibra, anzi di un'elica, delle eliche. Un'elica, come è fatto lo spettro di diffrazione di un'elica? Ecco, fornì uno strumento concettuale molto potente che ha permesso, che permette di riconoscere dai diffrattogrammi, da quelle figure complesse di cui proiettava pure Luigi prima, che quella è un'elica, e di capire come quell'elica è fatta, cioè quindi c'è anche delle scoperte concettuali importanti. Ecco, e poi la capacità di comunicare queste cose. Pensate che Pauling arrivò all'alfa elica, racconta, mentre era malato, aveva l'influenza, e stava a letto e cominciò a... Per passare il tempo, invece di leggere, dice, si era stufato di leggere gialli, cominciò
a giocherellare con delle strisce di carta. Fece sulla striscia di carta disegnò lo scheletro di una proteina. Poi sapeva che c'è un'unità che deve essere planare, l'unità peptidica. Allora, se quella è piatta, le altre possono piegarsi. Cioè, lui costruì un'elica, la prima elica, la prima alfa, la costruì proprio con una striscia di carta. E capì che se la girava in un certo modo, effettivamente si formavano tutti i legami idrogeno lungo la struttura, e ebbe l'intuizione dell'alfa elica. Ecco. Il bello che poi Pauling fu pacifista, tutte queste cose, alla fine per molti anni a un certo punto si innamorò di un'altra teoria, si innamorò della teoria che la vitamina C facesse bene. Ecco, ma facesse bene una overdose di vitamina C. E ancora adesso è rimasta questa cosa che la vitamina C fa bene. Un pochino, però non è mai stata ben provata questa. Però lui, in effetti, la sua teoria era basata su questo: che la vitamina C, essendo un antiossidante, insomma, catturava tutti i radicali liberi. I radicali liberi nel nostro organismo. Lui sapeva che se io me ne piglio un'overdose di vitamina C, ne utilizzo un pochissimo e tutto il resto lo elimino. Però lui dice: io lo elimino insieme ai radicali liberi. Ecco, e quindi si incaponì su questa teoria della vitamina C per negli ultimi anni della sua vita, e chi lo sa, però non è mai stato dimostrato, in effetti, però morì a 90 anni e passa, quindi... c'è più 90 anni quando l'ho vista te. Quindi un pochino forse funziona. Io volevo chiedere se fosse una curiosità, perché per quello che ne so, cioè ne so poco, nel secondo dopoguerra, come si dice, le ricerche in atto sono state sostenute economicamente anche in maniera molto ingente, ad esempio dalla Montecatini e dallo Stato italiano, insomma, quindi si è puntato molto sulle ricerche di Natta. E mi chiedevo, perché quando lei ha parlato dell'idea di utilizzare i catalizzatori di Ziegler per provare a polimerizzare il propilene, lei ha detto che Natta semplicemente voleva provare a vedere se si riusciva a produrre un nuovo tipo di gomma. E mi chiedevo se in realtà, quanto questo è vero, perché insomma un investimento così importante dietro a queste ricerche, magari, insomma, dietro questo investimento magari si nascondeva già un'intuizione di Natta su quanto si poteva andare avanti con quel tipo di ricerca. No, ma lui all'inizio voleva proprio, perché sapeva che il propilene da solo non reagisce, non polimerizza con quei catalizzatori, quindi sapeva, Ziegler già ci aveva provato a polimerizzarlo. Lui, la sua speranza era che ne polimerizzasse almeno un po', e quindi così faceva un co-catalizzatore, un copolimero. La sua idea era di fare un copolimero etilene propilene, con poco propilene, magari dice polimerizza all'1%, ecco, e ottenere, lui, ecco, la sua intuizione era quella di che il propilene in catena disordinasse la catena di etilene e venisse fuori una gomma, cosa che è vera, perché esistono le gomme etilene propilene di grande utilizzo. Ecco, quindi lui escludeva la possibilità che potesse ottenere il polipropilene, perché già ci aveva provato Ziegler. Poi in più arrivò alla gomma pure, ecco, lui riesce a polimerizzare i dieni, quindi riesce a polimerizzare il butadiene, l'isoprene, sullo stesso, e a far ottenere la polimerizzazione tutta di tipo CIS. Ecco, lui con quei catalizzatori stereospecifici, Ziegler Natta, finalmente poi si ottenne effettivamente il polipropilene, il polisoprene 1,4-CIS. Ecco, fu un'altra molecola che si riuscì a ottenere. Come? Ed è stata fondamentale, perché sì, va chiarito anche come aspetto generale di questo professore universitario che interagisce con un'industria importante da allora, e dalla Montecatini viene la Montedison e via di sé, cioè viene una storia dell'industria chimica che
poi sappiamo com'è finita, ma che ha avuto un peso mondiale per certi momenti. Volevo aggiungere una cosa che riguardava proprio questa situazione. Con tutto ciò che si può fare all'interno di una università o di un politecnico, se non c'è un'industria che investe soldi, cervelli, risorse per decenni, le cose importanti non si fanno. Nel 1947, ci sono le fotografie, Natta e Giustiniani, che sì, era il grande capo della Montecatini, hanno preso un aereo, sono andati negli Stati Uniti, hanno visitato le grandi raffinerie, le grandi, e sono tornati con gli occhi fuori dalle orbite, perché vedevano decine di infrarossi, quelli che vi ho fatto vedere, decine di spettri di massa, di spettrometri di massa, al servizio della ricerca. Dove in Italia ce n'era uno, lì ce n'erano 10, sì, o in Italia non c'erano. Cosa è successo? Cosa straordinaria per un imprenditore italiano, ha aperto il portafoglio e ha dato una barca di soldi al gruppo di Natta, al Politecnico di Milano. Una grande lungimiranza. Allora, come dire, parliamo del 47, i risultati sono venuti 10 anni dopo. Questo è un investimento strategico. Cioè, quando in Italia, lasciatemelo dire, si riempiono politici e non politici della bocca che investono sulla ricerca, sulla tecnologia, posso dire che mi incazzo, perché, scusate, ma non è possibile continuare questa cosa qua. Io la sento da 40 anni, da 50, ma se non aprono il portafoglio, i nostri ragazzi se ne vanno via. Non è una cosa... Sei il settore produttivo. Sì, la mia amica ha lavorato adesso, l'anno scorso, una ragazza straordinaria. Non ha potuto avere un posto di dottorato perché non si può se non hai le maniglie. La ragazza ha presentato domanda al Trinity College di Dublino, e adesso fa il dottorato a Dublino, con grande ricchezza di mezzi e così via. Allora, chiudo, non voglio fare il comizio politico, ma intendo dire che se hai grandi risultati come Natta, è perché eravamo nella ricostruzione, eravamo con gli industriali che speravano che il futuro italiano fosse luminoso, insomma, non prendevano le fabbriche e le portavano via, insomma, è una situazione diversa. Si era in pieno sviluppo, certo. Proprio questo, è il binomio università-industria che, certo, che funzionò, è essenziale, che in quell'epoca funzionò molto bene. Altrimenti noi facciamo, io lo vedo anche noi a volte nell'università riusciamo a fare delle cose buone, ma poi non riusciamo mai a passare, a fare il passo ulteriore del brevetto, del prodotto, perché è difficilissimo, è costoso, cioè da soli non ce la possiamo, certo, fare. Se invece... cerchiamo sempre un partner industriale, ma questo oggi non lo si trova, non lo si trova. Io ci ho anch'io nel mio piccolo, ci ho provato in delle cose, ma non lo si trova, oppure si rischia di essere completamente fagocitati. Ecco, in quel caso appunto ci fu Giustiniani, che era il ministro, che proprio investì. E ha lasciato libertà di ricerca, cioè questo è un dato importante. Speriamo che le cose cambino. Grazie mille, grazie a tutti.